No, 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 cazzo fa la faccia arrabbiata, hai avuto un culo rottissimo, Vaffanculo fa sì, posso potenziarlo a livello 11 volendo, il un boia qua ragazzi che fa sempre la sua sporca figura, oddio aspetta però, aspetta 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 Ciao a tutti, Nini! Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua su Clash Royale. Finalmente sono guarito. Tra virgolette, ho ancora un po' di raffreddore. Sentite ancora un po' la voce nasale. Ma sono guarito. Oggi torniamo, ragazzi, con un video di Clash Royale. 3-4 giorni o 3 giorni non è video di Clash Royale. Oh mio Dio, Sbushi, dove sei finito? Qua. Qua, ma prima di iniziare il video, oltre a chiedervi sempre il solito pollicione in su e commento utile per il canale, vi invito a guardare questo video qua, ragazzi. Vediamo adesso la grafica, che è la SkyGrid, appunto con Pepo, di cui vi parlavo poco fa. Uccidiamo il killer Bunny, che è il boss di quel server in questo caso, molto figo, molto divertente. Ve lo consiglio. Ma adesso, che vediamo la grafica, ragazzi. Siamo finalmente tornati a 2122 coppe. Mi ci è voluto un pochetto in questi giorni, appunto, non lo stavo tanto bene. Quindi non ho giocato molto, ma ho giocato, ho giocato, dovrei averne anche persa una perché mi sono disconnesso dovete sapere che nel 2017 ragazzi se io gioco ad Accoronzata 1 mentre faccio una partita a Clash Royale la mia connessione non regge entrambi quindi uno crasha e niente poi l'altro l'ho vinto tutto ovviamente bla 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 e sono arrivato così da appunto dalle 1000 e 1060 e... coppe, 1040 coppe alle 2122 con estrema facilità non vedete più i bauli perché ragazzi li ho appena aperti e non ho trovato niente come vediamo ragazzi hanno levato dallo shop l'ariete ma l'ho comprato co gemme. quindi finalmente abbiamo un ariete livello 6 se non sbaglio giusto? Do cazzo sta livello 6 quasi livello 7 direi che proprio in questo Elo è il momento di provarlo e lo mettiamo al posto di lui bene questo era il mazzo ragazzi e proveremo con l'ariete a questo Elo ragazzi a queste coppe è veramente divertente giocare i barbari scelti e il boia anche se in realtà a 2122 coppe iniziano a esserci ragazzi persone anche al 9 a volte al mio livello, Poi vediamo finalmente. Possiamo trovare anche due leggendarie utili. E poi, beh, buono c'è la leggendaria. Masticazzi. Comunque, già da adesso, le leggendarie utili più o meno le possiamo trovare tutti. Ma adesso facciamo queste due o tre partite. Per salire tutti insieme. Avete chiesto di fare delle risalite possibilmente divertenti, ragazzi. E il modo più divertente che ho è provare a questo punto anche la tronco. E non si sa mai. Comunque, come vedete, livello 8 non è bassissimo, no? Io farei questo, raga. E ci sarà tanta roba in teoria su quello. Non ti girare. So che non ti vuoi girare una non è girato. E eh, vabbè, tra l'altro lui è un po' mortino adesso, raga, lì è. Eh? E questo non l'avevo calcolato. Vabbè. vabbè, ha subito del danno. E raga, adesso è un problema. No, faccio il boia easy, no? Easy col boia, dai, butta giù tutto. Track. Bene, per questo, ragazzi, dicevo di giocare il boia a questo rank, a questo Elo, come lo volete chiamare. Vediamo di, vediamo di tenere. Vabbè, così hai voluto perdere. Ok, bravo. Hai fatto una scelta ammirevole. E cosa possiamo fare se non la scarica così? Tac, ok, loro colpiscono e buttano giù tutto. Adesso buttano giù anche quello e fanno anche un po' di danno alla torre del, del, del re, la regina. Picchiate, va bene. Vedete ragazzi, le mie torri in realtà buttano giù estremamente e facilmente la sua roba. La lascio più o meno andare tutta dritta, tanto che se ne sbatte la minchia. E a breve uh, addirittura faremo questo, raga, faremo anche questo. E adesso ti tirerà cosa secondo voi? Cos'è che tira di nuovo lo stregone? La strega, il, il, il mago... Va bene, facciamo questo. Così, easy. E eh, vabbè, oddio. Il mio barbo l'avevo visto sparire. Divertente. E va bene, ha subito ancora del buon danno. Qui rimettiamo il buon boia un'altra volta. Va bene, non lo attaccate perché no so, mi fate arrabbiare. L'avete attaccato. Vabbè, sti gran cazzi. E il boia adesso parte in pompa magna. Cosa farà il nostro caro amico? Gli sgherri un'altra volta? No, dai, non può essere così tonto. Attacca a sta torretta. Attacca a sta torretta. Stai per fare gli sgherri, ne sono sicuro. Io sono sicuro che tu adesso fai gli sgherri. Tu sei il tipo da sgherro. No, è fatto lui, va bene, facciamo questo Ok, shottatelo Pam, 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 pam Anche con eh, i barbari scelti, ragazzi, al 10 Comunque sia, il, il suo, suo Grider, come vedete, fa sempre il suo Monoattacco, bella giocata, lui non sa più cosa dirci Sta per fare gli scherzi 3, 2, 1, no Non li vuole fare, ah, ha concesso Scusa, pardon, pardon Pardon, tre corone. A me ragazzi, sinceramente, in questa partita il, il coso lì no, 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 eh? non mi piace. Oltre a per provare ragazzi il coso, semplicemente voglio anche rendervi partecipi della risalita. Ripeto, vi siete divertiti con la sconfitta e quindi le due scommesse. Adesso vi divertite anche a vedermi risalire. Famone un'altra, ragazzi. famone un'altra. Famone un'altra dove sbeffeggiamo il nostro avversario facendo così. Perché lui è al 7 e io sono al 10. E tre livelli, sottanti. Partiamo subito di Barbari Scelti. Io questa gente la conosco. Lui adesso fa qualcosa di inaspettato, fa gli scheletri. Scheleteri super aspettati. Zappete. Ok, e perde una torre, praticamente. No, è eh, con quelli non la perde la torre. Cattivissimo è stato cattivissimo. Va bene, va bene, aspettiamo, ragazzi. Anche lui usavo tanto resir, niente, niente di sbagliato. Ok, buttiamo giù loro. Va bene. Buttiamo giù, statizia. Va bene. E poi facciamo partire la bambola con lui. In teoria andrebbe avere tanto resir per contrastare questo. POM! E infatti. Non ce l'ha. Va bene. Facciamo un boia qua, ragazzi. Che fa sempre la sua sporca figura. Che li butta giù tutti. Bravissimo. E lui mostra dicendo: Io il boia non lo posso manco trovare. Perché tu ce l'hai, brutto figlio di. Va bene, va bene questa, questa teoria, eh. Mo cosa facciamo? Mo facciamo, ragazzi, dei cosi, dei. No. Eh, vedi, 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 vedi. vedi. Li mettiamo qua adesso. Ero saltellano. Ehi! Hanno saltato sugli sgarri si stronzi. Cavolo, non pensavo. E tabbè, oramai salteranno sulla torre. Eh. No, saltare sugli sgherri Va bene. In teoria, ragazzi, vorrei fare i barbari scelti perché lui sta per fare il coso, lì, il vaporetto. E per vaporetto intendo un moschettiere. Ma quello è un dettaglio. Se deve fare gli scheletri, può fare i barbari. E che è sta roba? Buttateli giù. Buttate giù anche lei. Va bene. Tutto è andato giù per il meglio. Si butta lui così come dire mo va e spacca tutto. Vabbè, tanto lui se ne frega il cazzo gli scheletrini. E no, in realtà se ne frega il cazzo un cazzo. E che li ha presi tutti pieni. No, no, no. Voglio tirare sugli scheletri. Sugli scheletri. Madonna, la tiravo sugli scheletri. Devi tirarlo sugli scheletri. Sugli scheletri. Sugli scheletri. Bravissimo. Mo' cosa facciamo? Uh, tu fai quella. E io faccio questi. Come facciamo adesso? Che fai? E mo' facciamo gli arci. Ah, quelli. Quanto sarei cattivo però. Ragazzi, gli arci a questo livello, ragazzi, fanno un danno. Fanno un danno che minchia. Se fanno male, fanno un male, boia. Scarica, pom. Tutti via. Bene. E qui facciamo la sfera infuata contro i suoi barbari. Uh. POM Vi anche questo E qui tu ti inchini Alla mia benevolenza Scusa Scusa Non volevo non farti fare Nemmeno una corona Ci speravo tu la facessi Per farti fare almeno una corona Ma non te l'ho fatta fare E abbiamo anche il bowel del, del crowd Questo Abbiamo anche il crown chest Che andiamo ad aprire con Tantissimo carisma e volontà. Anche se sappiamo, non troveremo un cazzo. Uh, 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 barbari scelti. Buono, buono. Oh, bravo. La ventunesima. Così me la infilo tutta nel sedere. Inizia tra 12 ore. Quando finisco la risalita, inizia il boia del clan. Bellissimo. Che poi è un parto, ragazzi. Perché solo ora. Posso richiedere tre rare. Finora non potevo richiederne tre. Solo due. È una settimana che posso richiedere solamente due carte. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire non farle salire mai. Adesso siamo contro uno all'otto. Preparati a soffrire le pene dell'inferno. Comunque, ti sono notato, ragazzi. La mia sciarpa. La mia sciarpa con i minion. Eh. Questo è fashion. Questo Chiara Ferragni può accompagnare only, ragazzi. Chiara Ferragni può accompagnare only PUM. Quello schianta sulla torre, bellissimo. Non mi chiedete perché ragazzi un barbaro e un barbaro scelto hanno deciso di andare lì, ma lo hanno fatto. Facciamo una sfera infuonata più in prediction, come dire, tutti gli scheletrini muoiono tutti. No. Quindi hai tirati, bravissimo E siamo un po' in vantaggio Lui ha fatto, lui ha fatto una faccia incazzata Subito, L ho detto Io lo sapevo Io lo sapevo e tu eri stronzo eh. Quando uno lo sa, lo sa Effettivamente Mi dispiace Sfera infonata qua In caso tu voglia fare qualcosa di sotto Di Paxerello E ti buttiamo giù Todos 1, 2, 3 1, 2, 3 Però hai buttato giù una torre La cosa mi, mi, mi rende contento Perché hai fatto una corona Bravo, il baule del crown chest è tuo. Ma ma la faccia incazzata non ti ha salvato. Più 30. E poi nella risalita prendi solo più 30, ragazzi. Non c'è verso di fare un più 23, più 24. Ragazzi, a questo punto mancano 6 corona al crown chest. Senza perdere, ne vinciamo altre 3 easy. E facciamo il baule della corona, no? Ok, un altro easy. pum Pom Ok, un colpo solo. E dai, e di ascia. Ok, la combo è bastata. Così, ragazzi. La combo boia e barbari scelti è bastata. Più 29, incredibile. Ok, raga, le ultime tre corone. E siamo al secondo crown chest in un video. Nemmeno nei primi video dove ho affogato. come una al 10. Siamo tutte e due al. Vabbè, ragazzi. Ok, qui, ragazzi, le tre corone. Non sono fattibili, forse. Oddio, aspetta, però. Aspetta, aspetta, aspetta. Vediamo un po' come contrasta questo. Uh, aspetta, 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 aspetta. Perché adesso non c'ha le Tutto per farlo, adesso. Cosa vuoi vedere, Gli scheletrini? No, questo, raga, me l'ha inculato. Questo, raga, mi ha inculato tantissimo, raga. Questo mi ha inculato. No, no. No, se facevo ragazzi la scarica a sinistra. Invece. Che cazzo fa la faccia arrabbiata? ha avuto un culo rottissimo. Vi sentite, non te, ragazzi? facevo la scarica un po' più a sinistra. Gli avevo spaccato una torre in una pushata sola. Cavolo. Ecco, raga questo è un problema. Questo, questo è un problema. Allora, hai le rare, le due rare a livello piuttosto basso. Rispetto alla media, giusto? Questo penso sia ovvio e chiaro a tutti oramai. Ok, sì, questo ce ne freghiamo le palle. Ok, vabbè, lui lo mandiamo dritto così. Va bene. Quanto di avrai ancora? Fammi capire. Basta, no? Al massimo deve avere gli scheletrini adesso, al massimo. Fai gli scheletrini? No. Lo fai schiantare così? Buono. Oh. Questa volta, in teoria. Oh. Attenzione, cosa facciamo? Fai i tuoi barbari scelti? Fai quello e faccio questo. Va bene. E si butta giù anche sta torre. Ok, forse, ragazzi, le tre stelle non ce la faccio. Lasciamo perdere, lui ragazzi lo facciamo buttare giù al, al nostro, alla nostra torre. Tanto non dovrebbe nemmeno arrivarci vicino, esattamente. Quello, ragazzi, è un dito al sedere. Vabbè, facciamo così. Non dovresti avere la zap. Non doveva. E invece, ok, però loro fanno un botto di danno, ragazzi. Bravissimi, ok. Tu fai la fireball, va bene. E mo', però, c'è anche un pochino rotto i coglioni. Cioè, della serie, quante lizieri abbiamo? Faccetta. Tutto schiantati ancora. Ah, si è schiantato. Non, non, non ce l'ho fatta in tempo a vedere se si è schiantato. Tanto so che adesso farei qualcosa. Ma lo sapevo. Ma ti conoscerò zuzzurellone. Questa partita, ragazzi, mi sa che ce la facciamo solamente a fare una coppa sola. Cazzo, facciamo la farbo veloce. Boom! Ok. Loro dovrebbero essere più o meno morti. Però anche la tua non scherza. Facciamo questa, ok. E da qui poi facciamo anche questa. Ok. E da qui facciamo anche l'arciere. Che va a destra. E spara un colpetto. E spara un colpetto. Oh lì, raga. Picchiano nome dei fabbri. Picchi nome dei fabbri, ragazzi. La terza stella. La terza stella. Ok. 3 stelle anche contro quello a livello 10 Sì, vaffanculo Come fai a essere a livello 10? Perché ha le carte così basse, boh E riusciamo ad aprire, ragazzi, contro ogni aspettativa Il bollo della corona in questa partita Altri soldi Altre gemme Altri barbari scelti Oh, moschettieri A due, tre giorni sto chiedendo nel clan E questi, che non fanno mai male Tanto mi sono lamentato nello scorso video, ragazzi Trovo solamente cannoni e tesa Sono solamente le carte che non mi servono Ad esempio, il goblin bombarolo Ho 800 carte su 800 Vuol dire che non lo so potenziare Adesso sono 1200 quasi. Vogliamo parlare del cannone? 1800 carte? Sì, posso potenziarlo a livello 11 volendo il cannone. Vogliamo parlare della Tesla? Pure tra un po' ci posso arrivare. Quindi, io, Nini, spero che questo video vi sia piaciuto. E sinceramente non ne sono sicuro. Ma credo che almeno in arena 8-9 dovrei esserci nel prossimo video. Non ne sono sicuro. E poi dall'arena 9, ragazzi, si rinizierà magari a fare i tornei. Le sfide grandiose. Rinizieremo a fare la, 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 prov la prova a scalare in arena leggendaria. Dove che faccio avanti e indietro sull'Arena leggendaria da tipo un mese. Quindi, ragazzi, Niente, vi lascerò un pollice in su, un commento. Iscrivervi al canale e passare anche a tutti i miei social che sono qua sotto in descrizione. Ci vediamo che al prossimo video per questo video è tutto. Ciao Nini!